Ciao a tutti ragazzi, Agua qui con un commentary su Volibear. What? Sì, un commentary su Volibear. L'ho provato recentemente e devo dire che non è male, ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Visto che ormai si usano i soliti Vi, Elise e Lee Sin, si usano solo questi tre champion, visto che ormai sono i tre champion più forti in giro. Neanche Shyvana si usa più tanto in giungla. Infatti volevo fare un video di Shyvana, ma purtroppo viene permabannata prima di tutto. Ma quando viene piccata più di volte è meglio piccarla top, perché top riesce a prendere più farm ed è meglio avere un jungler che abbia più chance di gankare. E qua Diana si fa prendere. Non so neanche io come. Vabbè. Quindi sì, in breve, Shyvana è un po' come Mundo, è meglio piccarlo top se proprio bisogna piccarlo. Non fa proprio schifo in giungla, ma se devi farmare, tanto vale andare top lane. Volevo fare un commentary di Kha'Zix invece, ma non sono proprio tutto questo player con Kha'Zix. Oltretutto, i pochi replay in cui i game erano decenti, naturalmente non vanno perché lo replay mi odia. Quindi, Volibear, Rune Masteries in descrizione. Sto usando Movement Speed Quint, 15% Attack Speed di Rune, mentre Masteries sono 9,21. E altro da dire? No, non penso Volibear abbia tanti problemi in questa nuova giungla. Il problema più grande che ha, vabbè, oltre ad essere counterpiccato dagli avversari, perché è un champion che non ha un vero e proprio engage, ma la sua Q, e quindi può essere counterato da slow, CC, stun vari. Quindi è quello un po' il suo problema. Ed è un po' lento in giungla, ma neanche esageratamente. Quindi sì, è un pick abbastanza solido, diciamo. Quindi io qua faccio il mio blu e Renekton ha wardato il loro red. Quindi so che Vi ha appena finito il red buff. Quindi quello che decido di fare qui è molto semplice. Wardo quel brush perché penso che, visto la posizione di Renekton, guardate, sta sotto la torre avversaria, penso che Vi voglia gankare top. Quindi mi metto in posizione nella lane top. Vediamo che arriva Vi per poter counter gankare. Quindi Vi si avvicina, non so perché non carichi la Q, ma gliela fa in faccia. Viene stunata da Renekton, io flasho, la flingo e lei è morta. Sì, quindi non so perché abbia fatto la Q da melee, riducendo anche il danno che ha fatto su Renekton. Vabbè, comunque è stato un ottimo counter gank. Cosa sarebbe potuto succedere è che magari Vi non avrebbe gankato top, avrei perso un po' di tempo, ma me ne sarei potuto andare. Quindi ora posso passare mid. E anche qui mi finisce la Q, quindi non riesco a flingare Gragas. Arriva di nuovo Vi. Io quindi qua decido di beccare. Ma Diana va all in su Gragas. E riesce anche a ucciderlo con la Q. E riusciremmo. Saremmo riusciti a uccidere anche Vi, ma va via, perché è la mia W in CD. Quindi sì, non è male, non è male. Quindi quello che stava succedendo top, quello che sarebbe potuto succedere top, sarebbe stato Vi magari non avrebbe gankato dal river, io avrei perso qualche secondo top. Sarebbe stato un po' un guaio, dato che Volibear non ha un buon clean della giungla, è abbastanza lento, è uno dei suoi problemi. Quindi vado back, prendo una pink, prendo una ward normale e mi appresto ad andare verso bottom. Visto che con la lane che abbiamo, Karma Vayne, le kill dovrebbero essere abbastanza facili. Quindi Gragas scende giù, io arrivo a dare supporto morale e poi me ne ritorno a fare la mia giungla. Con un team del genere, Volibear devo dire che va più che bene, perché abbiamo Renekton e Diana che possono ingaggiare e abbiamo Karma che mi può speedare. Quindi non è male, guardate dove sta Thresh. Quindi Karma lo snara, Vayne lo stunna e lui è morto. Non può scappare. Avrei dovuto lasciare la kill a Vayne, ma vabbè. Worth. Come anche la kill top, avrei dovuto lasciare la Renekton perché era un double buff e vabbè. Poi un'altra cosa buona di Volibear è che è item dipendente per quanto riguarda il danno. Cioè, Volibear farà sempre danno perché ha la sua W che scala con i suoi HP bonus e fa più danno in base agli HP che mancano all'avversario. Quindi sì, è un'ottima spell per quanto riguarda il damage. L'unica cosa negativa è il cooldown. Tutte le spell di Volibear, a parte la Q e l'ultimate, hanno un cooldown
esageratamente alto. La E ha 10 secondi di cooldown e non scala con i rank, mentre la W ha 18 secondi che non scalano con i rank. Quindi sì, hanno un infinito cooldown. Quindi qua do il mio blu a Diana. Non ha neanche problemi di mana, devo dire, Volibear, soprattutto con il nuovo Ancient Golem. Quindi io qua flash su Shyvana, che ha appena killato Renekton, e grazie alla multi speed e allo slow del Red riesco a prendere la kill. Mentre gli avversari, visto che vi era bottom, fanno il Drake e Diana uccide Gragas. Quindi sì, questa è stata una buona mossa dal team avversario, che vedendomi top ha deciso di fare il Drake. E non avevamo neanche la ward. C'era la mia pink lì, qua in questo punto, ma troppo lontana dal Drake per spottarlo. Avrebbero rischiato, se avessimo avuto vision del Drake, Diana sarebbe potuta andare e fare un macello, ma purtroppo non avevamo vision. Quindi non fate domande sul Bilgewater di Renekton, perché non lo so. Quindi qua io riganco bottom, ancora una volta è un easy gank, anche se lo flingo dalla parte opposta. Vabbè, in ogni caso Vayne prende la kill, lascio la kill a Vayne. Qui vengo baitato da Ezreal, perché non vedo che sta arrivando Gragas, ma prendiamo la kill, prendo la kill, quindi worth, diciamo, perché poi Vayne prende la kill, ma muore anche lei. Quindi sì, Gragas ha preso il mio shutdown, ma Vayne poi ha preso la kill, quindi decente, diciamo. Non ho visto arrivare Gragas, devo dire la verità, e quindi sono morto, mi ha ignitato, mi ha barilato, mi ha tirato tutto. Qua faccio i miei wraith. Tra poco dovrebbe arrivare a spawnare il mio red, quindi quello che decido di fare è aspettare, molto semplicemente, visto che non ho dove andare. E Gragas sta portando bottom, io qua non lo vedo passare. No, non lo vedo passare. Oh mio Dio, quanta violenza. Quindi ulta e bottom Gragas. Io adesso arrivo a dare manforte, wardo e aspetto che vi se ne vada. Wow, se ne va proprio. Non aspetta che... vabbè. Quindi vedo che V si porta verso mid e Diana uccide di nuovo Gragas. Wow, l'ho fatta snowballare cattiva sta Diana. Sta uccidendo tutto. Ha già l'abissal, vabbè. Quindi mi porto mid perché è importante dare vision al proprio team di dove si trova il jungler avversario e seguirlo nel caso si porti nella lane a gankare. In questo caso non era un gank, ma era una copertura di lane, perché Gragas è morto, ma... è ok, quindi mi porto top a holdare la lane e metto a fare il mio white, visto che avevo un po' di stack di conservation. E poi mi porto bottom dal resto del team, che uccide Thresh. Ormai Diana è qualcosa di stupido, sta snowballando come pochi. Quindi qua mi porto mid, seguo il mio Renekton. Ah, non sono abbastanza veloce, quindi decido di attaccare un minion e fortunatamente prendo la kill di fulmine, di ulti, ma muoio. Quindi sì, mi serve un po' di MRS. Per quanto riguarda gli item, ho fatto il Kindle Gem perché voglio fare una Visage. Non avevo abbastanza gold per la Giant's Belt, quindi ho detto fuck it, faccio il Kindle Gem, visto che comunque il cooldown reduction mi può servire. Quindi qua il mio team si mette a fare il drago. Gli pingo di andare back perché non ci sono, mentre V c'è, e quindi può facilmente smitarlo e prenderlo. Qua si fanno ingaggiare da Thresh. Io arrivo, slow Thresh. Ho preso l'assist? No, manco l'assist ho preso, ok. Quindi buona giocata da parte di Karma. Hanno baitato Thresh. Ah sì, questa è un'altra cosa buona, molto buona di Volibear, è che ha un buon danno di execute sui mostri, quindi su draghi, baron e buff, grazie alla sua W che fa un danno esagerato quando gli avversari hanno pochi HP. Mi sa che K contro i mostri, ma non ne sono sicuro. No, qua non c'è scritto almeno. Quindi sì, fa un danno esagerato di W, quindi facendo W smite riesci ad assicurare gli obiettivi. È un po' come Elise e Lee Sin, insomma, molto simile. Quindi adesso sto andando di Randuin perché contro abbiamo V e Shyvana, quindi il Randuin non fa mai male. Bella la kill di E. Ah, per quanto riguarda l'ordine delle skill, sì, sto maxando, vabbè, la W come prima spell, principalmente perché nella nuova giungla serve danno a single target. Magari nella vecchia giungla ancora si poteva maxare la E, visto che la E per livello prende danno e slow aggiuntivo. Ma nella nuova giungla penso che sia molto meglio maxare la W. Come seconda spell invece
ero un po' indeciso sul maxare la Q o la E. Penso che sia meglio la E, perché maxando la Q ci guadagni solo in cooldown, da 12 secondi passa a 8 e hai un po' di moment speed aggiuntivo e un po' di danno in più, ma penso che lo slow aggiuntivo sia meglio, visto che alla fine in un team fight di Q ne farai massimo 2 e uguale, quindi meglio maxare la E, che a sto punto ti può velocizzare un po' la giungla. Quindi qua Diana ingaggia, io vengo slowato dal box e facciamo la torre. La nostra Vayne intanto sta split pushando bottom per qualche motivo. Quindi qua mi butto in mezzo a tutti, vengo ignitato e flasho via. Ecco sì, un altro counter di Volibear è l'ignite. Quindi flingo Shyvana, arriva finalmente Vayne e vinciamo il teamfight. Allora avevo Ezreal? No, non lo so. Beh, comunque sì. L'altra forza di Volibear è che non può perdere in pratica i fight early game 2 versus 2 contro 2, perché ha la sua passiva che lo cura di un macello. Quindi salvo Ignite si dovrebbero vincere tutti i fight early game con Volibear. E team fight idem, voglio dire, se non viene ignitato recuperi davvero troppi HP, specie con la Visage, che sto facendo. E qua vado su Shyvana perché mi sta antipatica, uso anche il random e poi dico vabbè, fuck it, via, andiamo via. Andiamo a fare il drago perché è up, avevamo preso il timer, quindi facciamo il drago non contestato e mi riporto mid, dove vengo ingaggiato, mi tirano come al solito tutto, vengo ignitato di nuovo, ma basta. E noi vinciamo il team fight, più o meno. No, non abbiamo Vayne di nuovo, quindi me ne scappo. Siamo tutti low HP. Vayne, ma perché split pusha? Quindi faccio il mio red, vado back. Ho quasi la Visage, manca veramente poco. E nonostante il nerf rimane un item davvero ottimo, che ok, dà 10% di cooldown in meno, ma è l'altra passiva che è veramente forte, specie su champion come Volibear. Quindi cerchiamo di Vayne ancora bot, madonna, basta. Ma perché split pusha? Spiegatemelo. Quindi decido di andare anche io bottom, visto Vayne non vuole unirsi a noi, e tanto vale che noi ci uniamo a Vayne, qui prendo la torre. Renekton stila il blu. E qui ci dovrebbe essere un engage, forse. Io vorrei usare le mie stack di conservation, ma non me le fanno usare. Ok, niente. Quindi ci portiamo bottom a pushare la wave. Quindi qua deduco vogliono ingaggiare. Quindi mi porto vicino a V, che ha usato il Vault Breaker, quindi non ha altre escape, tranne la lanterna, ma decide di ingaggiare e wow, Diana viene esplosa dalla combo di Gragas. E di loro muore nessuno. Quindi decidiamo di beccare. Gragas si suicida e gli tiriamo tutto per non fargli uccidere Vayne. Sì, in pratica il ruolo di Volibear in teamfight è auto-attaccare e tirare le spell. Ma in particolare, scherzi a parte, ottimo sarebbe flingare i bruiser avversari che ti vanno sui carry. Quella è la cosa più importante. Tipo in questo caso io slow V e la flingo via. E Renekton flash. E Thresh muore. Quindi qua riflingo V, che muore ancora una volta. E basta, I'm out. Perché non ho mana, non ho HP. Potete morire tutti, non mi interessa. No, no, basta, vado back. Ciao. Quindi sì, in un team fight la cosa che deve fare Volibear è oltre a tankare, andare back nel caso hai un ignite sopra e stai morendo, e flingare via i target che possono essere letali, diciamo, ai tuoi carry e slowarli. E poi fare una W, perché ne puoi fare solo una di W a team fight. 18 secondi di cooldown, wow, 18 secondi. Con tutto sto CD reduction quanto è? 14.4, che è, diciamo, bah, decente, ma neanche tanto. Quindi gruppiamo mid e ok, andiamo top. No, niente. Andiamo mid perché Karma viene ingaggiata.
Io dopo essermi buttato nel fight decido di girarmi su V e flingarla via da karma e sloware. Visto che lo slow è del 50%, quindi è un ottimo slow. Quindi facciamo un buon peeling, faccio un buon peeling su karma e vinciamo il team fight. Triple kill di Vayne, che era top, ancora una volta. Vayne non è con noi, sta facendo il solo top. Riprendiamo inhibitor e torre e inhibitor. Poi il mio team decide di andare top, fare la torre e rimanere a cazzeggiare. Quindi vediamolo che viene ingaggiato. Io non ho mana, poco mana, e ho pochi HP. Non ho neanche la passiva perché l'ho usata mentre mi stavo tankando la torre. Quindi vengo hookato, cerco di flingare MV ma non ci arrivo. Quindi cammino via e flasho perché mi viene messo l'Ignite, peggior nemico di Volibear. Sto in giro ma poi decido di scappare. Ma Shyvana è incazzatissima, quindi mi segue. Mi mette la Blade, io la Slow, Randuin e lei mi uccide. Quindi grazie team per aver regalato kill agli avversari e avergli regalato un Baron, perché sì, qui fanno il Baron. Ed è un errore stupido. Voglio dire, perché rimanere top? Abbiamo preso torre e inhibitor, andate back. E invece no, fate morire il povero Volibear. Questo è andato di Tormel, perché tanto vale fare Tormel. Voglio dire, la Sunfire ormai è tardi da fare e hanno tre auto-attacker. Quindi sì, questo è uno dei casi in cui la Tormel non fa poi così schifo, visto che comunque Ezreal dovrà auto-attaccarmi, me e Renekton, che non siamo esattamente piccoli. Quindi qua prendiamo la torre, Gragas ulta, Diana instant zonia ed è un macello. Quindi io cerco di sloware, poi mi giro su V per tirarla via e per dare spazio alla mia Vayne e vengo esploso dal barile di Gragas. Quindi ok, è tempo di fare altre Merez, a quanto pare. E muore anche Renekton, uccato. Per favore Vayne va via da là, è un brutto posto. Ah sì, comunque come stavo dicendo all'inizio, questo team in particolare è un team, diciamo, solo per il fatto che ci sia Karma in questo team, è un buon team per permettere a Volibear di muoversi, perché la movement speed dello shield è veramente veramente buona. E di là non hanno tanti CC per tenermi fermo. Ok, il CC più pesante che mi possono tirare, cioè di là quello che rompe più le palle, per dirla in questo modo, è Thresh col box e la E. Ma per il resto non hanno granché per fermarmi. Quindi sì, è un ho contro un team che non rompe le scatole a Volibear. Quindi sì, ci può stare. Diciamo che Volibear ha quasi gli stessi problemi di Udyr. Udyr magari li sente di più perché prende meno movement speed dalla E rispetto a Volibear. Però diciamo che siamo lì, siamo in tema. Quindi qua Diana viene uccata e non so perché gli avversari non ingaggino. Era un free engage, Diana è stata uccata, abbiamo Renekton mid. Sì, non siamo mai gruppati in questo game, quindi vabbè, solo Q. Quindi decidiamo di pushare bottom ancora una volta, mentre Diana e wow, ok. Qua vengo uccato, ma se uccano me mi fa solo piacere. Wow, i danni di Gragas. Ok, metà vita mi ha colto. Quindi stiamo pushando lentamente due lane alla volta, in questo modo riusciamo a mettere più pressione e poi decidiamo di muoverci mid. Quindi Renekton ulta, cerca di andare su Ezreal. Io stavo arrivando, mi ero curato un attimo dai lupi, quindi arrivo, tanco il Volt Breaker di V, tiro il Randuin, slow, madonna mi stanno tirando tutto, flasho via e vedete che non avendo l'Ignite sopra recupero tutto, cioè ho recuperato più di metà vita grazie alla Visage. E wow, non posso morire. Quindi qua Gragas si lancia e niente, non riescono a ucciderci. Quindi sì, in pratica sono andato lowissimo in quel fight, ma visto che non avevo l'Ignite sopra, flashando via e non venendo focussato dagli avversari, ho recuperato tutti gli HP. Quindi vado back, fatto l'item prima del Banshee. Quello per me rimarrà l'item primo del Banshee Visage. Non ci sono questioni al riguardo. Da notare che ho cambiato il trinket
Sì, in genere il trinket si cambia e si prende quello rosso verso il mid game, perché è molto meglio avere quello rosso per pulire le ward avversarie. Quindi continuiamo a mettere pressione sulla mappa, invadiamo il loro rosso. Io qua cerco di buttarmi, tolgo il Ben Shavi e lei è costretta a flashare, perché sennò sarebbe stata flingata dalla mia Q. Comunque sì, il Banshee para la Q di Volibear. Penso di sì, la para. Quindi ho tirato prima lo slow e poi ho cercato di swingarlo. Quindi qua sono tutti fuori posizione, Renekton ingaggia da oltre il muro, io flingo V che non ha il flash, tiro il Randuin e qua sono tutti fermi dal mio slow, quindi riusciamo a dare spazio a Vayne che più piua e ci carria la vittoria. Quindi sì, Volibear non mi dispiace. Non mi dispiace affatto. È rimasto un buon champion, devo dire. E penso che lo userò più spesso. Visto che gli unici problemi sono il suo farm e i CC. Quindi spero il video vi sia stato utile. Da qui Ago è tutto. Ciao ciao, alla prossima.